4 persone su 5 hanno Tinder. Anche se alla domanda, ma tu hai Tinder? Che? No, non so manco che è. Kinder? No, Tinder. No, no, no! No, no, no! Ma non c'è niente di male. È un modo come un altro per conoscere persone. Che male c'è? È come vergognarsi di andare in discoteca e conoscere persone nuove. Tutti sono su Tinder, ma non tutti hanno risultati da Tinder. Questo perché nessuno ha mai spiegato a questi uomini come ci si dovrebbe comportare. È esattamente come in tutti gli altri ambiti. Se non formi per bene un uomo, questo va in discoteca e il metodo per conoscere che avrà sarà: mi bevo 10 gin lemon e poi vado in pista come un ebete a strusciarmi sul culo della prima ragazza. Su Tinder c'è competizione elevata, tutti gli uomini sono riversati lì, ma come detto si distinguono in due categorie sostanzialmente: quelli che hanno risultati, un 5-10%, quelli che brancolano nel buio, un 90%. Sentirai frasi: ma bel faccino, ma Tinder vuole i soldi, ma non è un metodo. Dato che conosco Tinder molto bene, sono 4 anni che lo usiamo nei corsi di chat, potrei spiegare a una scimmia come fare ad avere match e conoscere su Tinder. Cerchiamo di fare mente locale. Allora, foto profilo. Tinder ha un algoritmo che penalizza, porta in alto, se così vogliamo, determinati profili. Per questo un nostro studente in 8 ore di corso può avere anche 100, 200, 300 match. È un uomo normale, per avere 200 match, dovrebbe crearsi un profilo da donna. Tinder premia chi posta foto di un certo tipo. Prediligi come foto profilo foto luminose, specie se hanno un dettaglio che fa soffermare, catturare l'attenzione della ragazza. Esempio, un particolare indumento di un colore acceso. Prediligi foto senza occhiali da sole. Vengono penalizzate dall'algoritmo. Prediligi foto l'una diversa dall'altra e di una buona qualità. L'algoritmo penalizza foto simili tra loro e di una qualità marcia, che sembra che ci abbiano cacato dei piccioni. Posta 4-5 foto, non ha senso metterne di più. Descrizione. La descrizione, chi ci segue costantemente su Instagram o sul nostro gruppo di Telegram, ancora meglio, è fondamentale. Devi per forza scrivere 2 righe sulla tua persona. La descrizione è un vero e proprio racconto che va a creare veramente un'immagine di te nella testa della ragazza. Foto giuste, giusta descrizione? Già parti con una marcia in più, te lo assicuro. Nella descrizione la ragazza ha modo di capire come ti esprimi, come racconti ciò che ami, l'originalità nella tua comunicazione, come ti rapporti, se sei intransigente oppure una lurida larva. Con la descrizione tu invogli a conoscerti, magari facendo scrivere addirittura per prima la ragazza. A tantissimi nostri studenti succede che la ragazza utilizza come scusa un qualcosa scritto nella descrizione dello studente. Oppure comunque aumenti le tue possibilità che lei ti risponda al tuo primo messaggio. Qua ti serve qualcuno a fianco, non puoi scrivere roba marcia e sterile. Frase d'esordio. Dopo il match, ce ne sono un milione, iniziare la conversazione con un dettaglio che ti ha colpito circa il suo profilo è cosa buona e giusta. Il dettaglio lo cogli nella totalità del profilo, non solo dalle foto. Impara a sviluppare curiosità reale. Dettaglio sulla descrizione, sulla location delle foto. Se non ha descrizione, comunque un dettaglio, no? Sul fatto che si vede poco nelle foto. È un dettaglio o no? Il profilo di una ragazza non sono solo le foto. Esempio, la sua descrizione recita più o meno così: non cerco sesso e non mi interessano i trombamici. Sono qui per pura curiosità. Se non sapete unire 4 frasi, lasciate perdere. Non mi pressare se non rispondo. Non do WhatsApp. Rilassatevi, per favore. Bene, troviamo un gancio divertente per poterci differenziare e partire con il verso giusto. In questo caso, come detto, colgo un dettaglio circa ciò che ha scritto. Ma a me dà l'idea di essere iperselettiva. Quindi magari parto con un: che ansia la tua descrizione. Dovresti candidarti come il giudice cattivo di Masterchef al posto di Carlo Cracco. Ragazzi, dai, è facile, quanto ci vuole? Questo è un messaggio a basso investimento, ironico, che stuzzica, che lei non ha mai sentito. Ovviamente fino a quando non uscirà questo video e ci saranno coppie in colla in tutta Italia. Fare copia e incolla non ti rende uno Steve, ti rende un pappagallo. Impara semplicemente a capire il meccanismo e i concetti che esprimiamo. Dopo la frase d'esordio. Dopo la frase d'esordio la conoscenza si dirama in 2 strade. Se la ragazza risponde a monosillabi oppure se già di base parla un po'. La fase dei monosillabi la saltiamo, ok? Come sempre, perché sono contenuti lunghi e macchinosi e soprattutto spiegati ai corsi a pagamento. Ma il concetto fondamentale è diventare bravo ed abile ad arrampicarti letteralmente sugli specchi. Non a caso dico spesso che quello che facciamo è l'arrampicatore sugli specchi professionista, perché dobbiamo sempre essere bravi a cogliere quei dettagli e agganciarci. Quindi, esempio, io che ansia la tua descrizione, dovresti candidarti come giudice cattivo di Masterchef al posto di Carlo Cracco. Lei risponde: farei scappare tutti. Ho voluto farla cattiva e sintetica. Fra l'altro ho preso spunto da una roba che è già successa. Qui è come all'inizio, amico mio. Tu non avevi grossi spunti. Ti sei agganciato? Ci siamo agganciati da ciò che vedevamo.
Quindi in quel caso è una descrizione. Bene, qui è uguale. Ora hai una risposta e devi formulare una risposta agganciandoti alla sua risposta, che abbia un senso e sia originale. E chiaramente porti la ragazza a risponderti, come abbiamo fatto con la frase d'esordio. Quindi lei, farei scappare tutti. Tu puoi dire una roba tipo: i giudici, così come i prof del liceo, più cattivi, sono in realtà quelli più buoni, virgola. Secondo me basta saperli prendere, puntini puntini. Vedi? Semplicemente mi sono inventato di sana pianta una risposta, ipotizzando quindi circa il fatto che quelli cattivi poi si rivelano buoni, prendendo come esempio un argomento in comune come la scuola. Tutti hanno avuto prof cattivi. Inconsapevolmente io ho già buttato dentro un argomento. Lei magari risponde: ah ah ah, mi sa che io sono l'eccezione. Cercando di creare risposte quanto più possibile veritiere, come una simulazione reale, quindi anche un po' chiuse. Qui devi attivare la sua curiosità. È ciò che imparano i nostri ragazzi. Attivo la sua curiosità per farla investire nella conversazione. Lei: ah ah ah, mi sa che sono l'eccezione. Tu: può essere di sì, ma l'ho già capita questa tua cazzutaggine, puntini puntini. Attenzione, non scrivo cattiveria. Cattiveria è una parola che non va bene. In questo caso, con questa domanda implicita, attivo la sua curiosità. Creo attenzione. Lei mi chiederà il motivo. Tu potrai dire una roba tipo: semplicemente che sotto la scorza da cattiva e sotto quella descrizione così intransigente, credo ci sia una sorta di tutela, un modo per difenderti dai coglioni e casi umani che popolano questo sito. Ti capisco, puntini puntini. Ok? Ma che bello è! E voi dovete essere ghiotti, ghiotti! Ci vediamo in coaching! Capite perché i corsi sono affollati? Così sono, cazzo! Perché la gente investe centinaia di migliaia di euro per avere abilità che hanno solo un 5% degli uomini? Ragazzi, ma che cazzo di video è? Ma che roba è? Pazzesco! Allora, abbiamo un gruppo Telegram. Ogni giorno postiamo roba infinita, gratuita. Quindi è il caso, no?